Veniamo ora al passo del nostro misterioso autore. In ogni argomento, la letteratura e la poesia in generale devono cercare di individuare e rappresentare il vero storico, cioè la realtà storica, attestata dai documenti e dalle fonti, e il vero morale, cioè la verità nel campo della morale, non solo come fine, ma anche come più ampia ed eterna fonte di bellezza. Infatti, nell'uno e nell'altro ordine di cose, cioè sia sul piano del vero storico che di quello morale, il falso, vale a dire tutto ciò che è pura invenzione, al punto da risultare inverosimile e distante dal vero, può dilettare, può piacere. Ma questo piacere, questo interesse, viene distrutto, cioè viene meno, grazie alla cognizione del vero, cioè attraverso la conoscenza della realtà, di come stanno veramente le cose. Il piacere generato dal falso è dunque momentaneo e casuale. Il piacere mentale o intellettuale è determinato dal fatto di riconoscere che un'idea è vera. L'interesse è determinato dalla speranza di trovare in quella idea altre motivazioni per ritenere che sia vera. Ora, quando la scoperta di una verità che giunge come un'illuminazione, vivo lume, ci fa trovare in quella idea il falso, per cui non possiamo identificarci in essa e lasciarci coinvolgere intellettualmente e provare una forma di piacere, il piacere e l'interesse spariscono. Ma anche il vero storico e il vero morale producono una forma di piacere che è tanto più intenso e tanto più stabile quanto più la mente che lo prova, lo sperimenta, ha di fronte e conosce la realtà dei fatti, il vero storico. La poesia e la letteratura devono dunque porsi come scopo quello di suscitare questa forma di piacere. Anche quest'ultima sezione del passo merita un ulteriore chiarimento. Cosa intende il misterioso autore con diletto mentale che deriva da un'opera letteraria che ha come oggetto la rappresentazione del vero? Egli intende chiaramente una forma di piacere non fine a se stessa, quella che potremmo trarre, per esempio, dalla lettura di Harry Potter o dalla visione di un film di James Bond. Sappiamo bene che le avventure che ci riempiono la mente e gli occhi sono false, tanto quelle ambientate in un mondo magico, in cui gli anelli danno l'invisibilità e gli ippogrifi volano, quanto quelle ambientate in un mondo che rispetta le leggi fisiche. Sappiamo che abbiamo a che fare con qualcosa di falso, ma ci divertiamo, punto. Puro divertimento. Il diletto mentale che intende l'autore Y è invece ben altra cosa. È quello che potremmo trarre, per esempio, leggendo M, il romanzo di Antonio Scurati sulla giovinezza di Mussolini. L'accuratezza della ricostruzione storica, frutto di uno studio approfondito e sistematico delle fonti, in una parola il vero per soggetto, è direttamente proporzionale al piacere che possiamo trarre dalla lettura del romanzo. Un piacere intellettuale, perché alla fine abbiamo una visione diversa e decisamente più complessa del personaggio storico di cui abbiamo solo una vaga nozione appresa dai manuali scolastici o da certa vulgata politico-televisiva. Insomma, abbiamo imparato qualcosa, ma senza annoiarci, perché proprio l'attendibilità della ricostruzione storica rende interessante e piacevole la vicenda narrata nel romanzo. Lo stesso potrebbe dirsi del film di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan, ma non è il caso di approfondire troppo. Torniamo invece al passo del misterioso autore e alla consegna. Dopo aver letto il testo con l'aiuto di questo video tutorial, dovrai rispondere a due domande. La prima: qual è il principio generale alla base della nuova visione della poesia e della letteratura elaborata dal romanticismo? Spiegalo nel dettaglio soffermandoti sui termini chiave. La risposta si trova nella prima parte. Domanda numero 2.
perché il diletto, il piacere, dato dal vero storico e dal vero morale, è ritenuto più duraturo di quello procurato dal falso? La risposta è nella seconda parte del testo e nelle riflessioni a margine sul tema che abbiamo cercato di fare in questo video tutorial.